ragazzi 2.0 e questo è il nuovo video. Oggi farò vedere come costruire una lampada per modellini. Infatti penso sia capitato a tutti quelli che costruiscono o realizzano di sana pianta il proprio modellino di volerla mettere esposto o in un salone, sopra un tavolo, addirittura sopra un armadio, che sia ovviamente molto basso, che sia basso per far vedere ovviamente il modellino, però comunque sia capitato a tutti di metterlo esposto. Quindi perché non illuminare ancora di più questo nostro modellino? Soprattutto perché dobbiamo evidenziare quei minimi particolari, quei due piccoli, minuscoli particolari che dobbiamo fare in un modellino per renderlo ancora più bello e che le persone magari da lontano con la giusta luce non riescono a vedere. E quindi questi mini piccoli particolari riusciranno anche a far capire l'impegno e il tempo che ci abbiamo perso dietro a quella costruzione e a quella progettazione. Il pezzo più importante senza il cui la nostra lampada non potrebbe stare in piedi è questo pezzo di compensato di multistrato, spessore 1 cm, se mi ricordo bene la lunghezza è 90 cm, mentre la larghezza è 34 cm, 30. È così grande perché lo sto utilizzando per un modellino che ho cominciato forse 2 anni fa, se mi ricordo bene, prima che ovviamente avessi il canale, ed è questo meraviglioso Titanic. Non dico meraviglioso perché ovviamente l'ho costruito io, ma perché comunque c'è stato dietro uno studio per farlo, perché il progetto non l'ho scaricato né comprato, ma l'ho dovuto disegnare io, quindi devo avere le giuste proporzioni in qualunque parte, anche per fare queste piccole scalature. Come potete vedere i lavori vanno molto a rilento, perché già abbiamo, dovrebbe essere già molto più avanti, tanto per il fatto che sono composte che molti pezzi tutti i pezzi non li ho comprati, ma li ho fatti io a mano, come per esempio queste piccole blu che forse da lontano non si vedranno bene, ma ve le faccio vedere una in particolare, una con più vicino alla telecamera che non ho ancora attaccato. Sono queste gru fatte così, sono molto fragili, quindi le sto attaccando anche con delicatezza perché basta un po' di forza in più per distruggerne una. Per farne una ci vuole un pomeriggio intero, quindi considerate che nel Titanic ce ne sono 8 e ci vogliono ben 8 giorni, 8 pomeriggi, perché considerate che la mattina si è a scuola, e ci vogliono 8 pomeriggi per fare una sola gru, cioè 8 gru. È collegata con l'acqua e con è saltata per il semplice motivo che se fosse saltata verrebbe purtroppo brutta saltatura, perché con il saltatore fare una saltatura molto piccola è molto difficile, soprattutto se il saltatore e non aggiungi la giusta temperatura, se il metallo si muove continuamente la struttura viene male. Quindi l'ho attaccata con l'app, vi faccio immaginare le mie dita dopo essere state messe a contatto con l'app tutto il pomeriggio come erano, e ho poi messo un filo per rendere più realistica la gru, come se fosse il filo che tira sulla merce tutti i lati. Detto questo, comunque vi faccio vedere ora gli altri materiali, sono queste qua, che sono da foro. Se voi avete visto il video, che forse se non mi ricordo bene è il terz'ultimo o il penultimo video, che era come cominciare a costruire un galeone da zero con un progetto ovviamente stavolta scaricato da internet, e penso di aver lasciato anche il link in descrizione in quel video. Comunque voi non lo potete vedere dietro di me perché è messo dietro la telecamera, e se vi ricordate comunque questo è questo che ho utilizzato per tagliare quelle ordinate e quel pezzo del galeone. Se forse non vi ricordate bene questa vite, non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma l'avevo cambiata proprio perché con lo svitare e avvitare con la tenaglia, perché ci vuole abbastanza forza per stringerlo perché sennò la lama scappa, si è rovinata la filettatura e quindi ho dovuto tagliarla. Questo comunque mi rende molto più facile il taglio, perché riesco a capire se la linea viene fatta dritta o storta. E poi praticamente l'altro pezzo che ci servirà, cioè gli altri pezzi, sono una lampada con un solo led, non vi preoccupate, anche se un solo led fa abbastanza luce per illuminare anche lei da sola, solo una in nostri tagli, insomma, siccome dobbiamo mettere in evidenza tutti i particolari, ne useremo, ne userò 4. E come lo vedete stando come costruire la lampada, perché sarebbe soltanto ripetitivo farvi vedere come costruire le altre 3, visto che il procedimento è identico per tutte le lampade. Poi magari vi farò vedere come le collegherò, se molti di voi non lo sanno, e comunque ve la vendo unicamente da sola, Se voi vedete il suo portalampade in modo da mettergli questa così, e allora siete fortunati perché non dovete spendere 1,50 € in più. Se no, come a me, dovete comprare il portalampade, preparatevi a spendere 1,50 € in più rispetto a quelli che costa la lampadina, ed è così. C'è la spina, non fatevi conto che non ci fosse, fate conto che non c'è, perché comunque
e l'ho aggiunta io per vedere se la luce funzionava. Comunque questa lunghezza, poi potete comprarvi le prolunghe di fili che vi vendono sempre a 30 centesimi al metro. Comunque soltanto per comprare un portalampade e una lampadina ho speso, se non mi ricordo bene, un 5 euro, perché costa 1,50 euro, costa 3 euro, 3,50 euro costa qua. E un altro pezzo, però ovviamente non più importante della lampadina, è il nostro pezzo di legno rotondo. Forse nei video non l'ho mai fatto vedere, ma comunque lo utilizzo per fare molti progetti, come per esempio il piedistallo del Titanic. Questo qua è un po' più grosso come legno, comunque questo qua va bene lo stesso. È di spessore 2 cm, doveva essere 2,5, ma ovviamente 2 cm va a funzionare e portare bene. Ed lo faccio con questo il piede, diciamo, il braccio della nostra lampada. E vi faccio vedere comunque come ci sta con il nostro portalampade. È semplice così, in questo modo. Ovviamente il filo potete fare dei buchi per farlo passare all'interno per non farlo vedere, ma io vedrò come verrà all'esterno. Comunque questo è, se voi vi ricordate ovviamente il segreto della foto che ho fatto vedere prima, serve per tagliare questo. Questo perché non è un braccio flessibile, quindi dovrà fare su e giù. E praticamente con facendovi fare questo movimento avevo pensato di mettere dei cuscinetti a sfera, ovviamente, però comunque ho pensato ci sono stati dei problemi per il fissaggio, perché essendo a sfera si muovono continuamente e non possono essere fermati, perché ovviamente le sfere sono all'interno, girano continuamente se tu metti, diciamo, un oggetto all'interno, eccetera eccetera. Quindi ho pensato di mettere una semplicissima vite con delle rondelle e un bullone. Ovviamente non in ottone, ma in acciaio, in metallo, poi vedrò come fare. Comunque farò delle scatolature fatte apposta. E il braccio, questo qua è 15 cm, ma l'ho comprato di 15 cm, in modo che in caso sbagli di fare un pezzo, potrei anche rifarlo senza problemi. Comunque il braccio sarà lungo un 5, 6, un 3, 5 cm massimo. Poi un altro pezzo che useremo, o in questo caso un altro materiale, perché non è un pezzo, è una pittura argentata. Questa pittura argentata, oltre a dare l'effetto metallizzato al nostro pezzo di legno, perché comunque voi ovviamente fortunati se ve lo fanno pagare, quindi vi danno un pezzo di legno proprio lucido, pulito, ma in questo caso un pezzo di legno di scarto. Ovviamente gli darò una rimatina prima di passargli la pittura, ma essendo il legno di scarto è macchiato ed è ingiallito, quindi utilizzerò questa pittura per renderlo più lucido e dargli l'effetto metallico. Detto questo, vi lascio al tutorial. Eccoci tornati con il video tutorial. Come potete vedere, ho già disegnato il mio braccio per la mia lampada e ovviamente ho già fatto le proporzioni, ho calcolato le proporzioni che ci devono essere col Titanic. E io lo farò ovviamente rotondo come il mistero che vi ho fatto vedere nella intro, ma voi potete farlo di qualunque forma, quadrato, ovale, come volete voi. Dipende anche ovviamente dal modellino che state andando a costruire. Se riesco ad farvi vedere dei particolari, ora ci provo. Ecco qua, praticamente se potete vedere io ho fatto questa parte colorata qua, che è, diciamo, una parte del braccio, la parte inferiore l'ho fatta più piccola appositamente per dare le proporzioni adatte, e presenta due asticelle qua. Queste due asticelle sono poi verranno tagliate all'interno di questo listello, che ovviamente andranno a formare le cerniere esterne del nostro braccetto, a differenza di questo pezzo qua. Che praticamente va a formare poi con la cerniera interna del nostro braccio, e poi qui sopra ci andremo a appoggiare la nostra lampada, o diciamo il nostro portalampade con la nostra lampada. Detto questo, possiamo proseguire con il dare il disegno, passare il disegno sul nostro listello. Possiamo semplicemente o metterlo qua di fronte, così, cioè accanto al disegno, e riportare il disegno ad occhio, oppure potremmo farlo con una squadretta, che è il metodo migliore secondo me, anche se ci vuole un po' più tempo, con una squadretta o con una portamine o con un pennarello. In questo caso userò questo pennarello qua, che hanno misura M, infatti sono pennarelli tipo quelli là dei DVD, che hanno, diciamo, una punta millimetrata, e praticamente si possono scegliere diverse misure. Ok, con uno squadretto infatti ora andiamo a prendere la nostra prima misura, ed è all'incirca sulle 4 cm. Quindi prendiamo il nostro listello, cerchiamo di metterlo a 4 cm. Sarà attenti che dovete prendere la stessa misura
però con diciamo questa parte qua, quindi con il con la cigniera interna. Quindi siccome la cigniera interna è lunga 1 cm, la tagliamo di 1 cm, quindi 5 cm. Ok, e facciamo un segnetto in questo modo, un segnetto come questo qua. E ora possiamo andare a far girare il segnetto per tutta la circonferenza del nostro cestello. Non importa se il cerchio non è abbastanza dritto, non preoccupatevi, non cambierà niente, perché comunque ora andremo a fare un altro cerchietto di 1 cm un po' più indietro per andare a prendere la parte occupata ovviamente dalla cerniera. Quindi con la squadretta sempre prendiamo la lunghezza a metà della cosa, a metà della linea che abbiamo fatto, di 1 cm, e andiamo a tracciare anche questa. Ok, poi dobbiamo misurare, dopo aver fatto queste due linee qua, mettiamo il nostro cestello da parte, dobbiamo misurare la misura del nostro, diciamo, della nostra cerniera interna. Sto cercando di zoomare per farvi vedere, non penso che i millimetri della squadra si vedranno, ma comunque è comunque larga 4 mm. Quindi prendiamo il nostro listello e in un qualsiasi punto di queste due linee prendiamo una misura di 4 mm. Ok, evidenziamola così. Ricordatevi che comunque la linea che potremmo fare dovrà essere perfettamente dritta, perché sennò se verrà storta, cioè questa qua potrà essere anche storta, però poi quando andremo a tagliare in questo modo dovrà essere dritta, in modo ovviamente da essere un po' più pulita. Ora nel lato opposto dobbiamo fare la cerniera esterna, quindi prendiamo sempre la famosa misura, che stavolta è all'incirca di 1,1 cm, ma noi lo facciamo di 1 cm. Ovviamente sempre prendendo la misura anche delle cerniere esterne, quindi aumentiamo di 1 cm e facciamo 2 cm. Ok, anche qui andiamo a fare un cerchio completo. Ok, non è proprio dritto, però comunque va bene così. Anche qui dobbiamo andare a prendere un piccolo spessore in più di 1 cm, sempre prendendolo dalla metà della linea precedente. Ok, e anche qui andiamo stavolta però dobbiamo prendere diverse misure. Infatti dobbiamo prendere sia le misure queste qua esterne, vediamo se riesco ad evidenziarlo meglio, così, queste qua esterne, e quelle là interne, e ovviamente anche quella centrale per fare lo stacco tra una cerniera e l'altra. Quindi prendiamo il nostro listello, misuriamo sempre lo spessore del 4 mm. Anche qui andiamo a fare un segno di 4 mm. Ok, 1. Visto che comunque noi già abbiamo questa linea qua, possiamo anche direttamente andare a prendere quella centrale e fare l'altra. Quindi prendiamo una linea di ancora 4 mm e ancora 4 mm. Questa la sto facendo d'occhio comunque per farla anche un po' meno precisa. Non fa niente, non preoccupatevi. Quindi evidenziamo anche queste qua. Ok, e già comunque abbiamo una piccola idea di quella che dovrà essere il nostro, diciamo, i nostri componenti. Quindi abbiamo la cerniera interna con ovviamente la fessurina interna, e la cerniera esterna con le fessurine esterne. E dopodiché, scusate se esco. Dopodiché comunque dobbiamo andare a tagliarle con un seghetto, quel seghetto da fuori che vi ho fatto vedere. Ora la vado a prendere e vi faccio vedere come tagliare. Ok, abbiamo il nostro seghetto da traforo,
giro un attimo l'inquadratura perché li metto sul bordo, e dobbiamo andare a tagliare intanto questa linea qua. Cominciamo a tagliarla nel mezzo. Ok, siccome la lama è troppo sottile, ci vuole un bel po' in modo che così la lama non si rompa e dobbiamo andarla a cambiarla continuamente, quindi ci vediamo non appena ho finito di tagliare questi due parti. Eccoci tornati. Oh, come potete vedere, ho appena finito di tagliare i nostri pezzi per il nostro braccio. Infatti, potete vedere che ho finito. E ho già aggiunto il bullone. Aggiungere il bullone è stato molto semplice. Praticamente dovete prendere la punta di un, dovete prendere il trapano e la punta che sia all'incirca sui 6 mm. Questo permetterà al bullone di entrare, perché 6 mm è un millimetro più grande del bullone. E ovviamente dovete soltanto, prima fate il buco di 1 mm, poi fate 45 che farà il buco completo, e con la 6 dovete soltanto animare i bordi per far entrare meglio il bullone. Come potete vedere, a me si è spaccato in questo punto qua, per il semplice motivo che, non so se si vede nella telecamera, in questo punto qua, per il semplice motivo che la punta di 6 mm era, cioè poi lo spazio del bilastro troppo sottile, si è spaccato. Comunque, tralasciamo questo, sta ancora asciugando per l'attico che gli ho messo per fatto dare il bullone. Noi poi dobbiamo, intanto passiamo alla pittura. Ricordate il nostro colore argentato, che è questo qua, e abbiamo il nostro pezzo di legno. E comunque vi ricordo che comunque le misure sono cambiate, infatti in tutti e due i posti sono aumentate, cioè in questo qua la scamatura è aumentata verso il basso di mezzo centimetro, in questo qua, e invece in questo qua è aumentata all'incirca di un centimetro la scanalatura, cioè un centimetro è quasi 2 centimetri, forse mancheranno 1 o 2 millimetri per arrivare a 2 centimetri. Comunque anche qui fate il buco, però qua fatelo da 4 centimetri, che è la grandezza del nostro bullone. Quindi prendiamo la nostra pittura e vi raccomando, voi per fare questa operazione, utilizzate un cartoncino di scarto come sto facendo io. Prendiamo la nostra pittura e lo andiamo a mettere sopra il nostro piano da lavoro. Non so in questo momento se si vedrà, se dove l'ho messa. Comunque vi consiglio di lasciarla asciutta, questo perché comunque se la bagnerete non aderirà bene al legno, cioè aderirà bene lo stesso, però comunque non avrà sempre quell'effetto argentato che potrebbe avere. Quindi prendiamo il nostro pezzo e il nostro pennello. Il pennello deve essere anche lui asciutto, quindi bagniamo il nostro pennello nella pittura. Facciamo in modo che tutti i peli del pennello siano coperti. Dopodiché andiamo a pitturare il nostro pezzo di legno. Come potete vedere, la prima mano non è sempre quella migliore, perché comunque dobbiamo andare a coprire poi questi pezzi di legno. Comunque io ora cercherò di coprirlo con 2-3 mani, ma se non ci riuscirò andrò a limare tutte le parti. Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo quando avrò finito di pitturarlo. Eccoci tornati, ho appena finito di pitturare i pezzi del braccetto, e diciamo già il lavoro sembra, con due mani di pittura sono riuscito a coprire le linee nere. E quindi io, il mio consiglio è che potete anche non cartavetrarlo il legno, però potete anche cartavetrarlo, però in tal caso dovete usare prima una carta vetrata di grana fine e poi una carta vetrata di grana grossa e l'altra poi di grana fine. Questo perché se fosse stato solo di grana grossa avrebbe lasciato delle linee che poi la pittura avrebbe fatto evidenziare. In questo pezzo invece sono riuscito a coprire il bullone, infatti non si vedrà la distanza tra il legno e il bullone grazie alla pittura argentata normale. Per fare questo pezzo qua ho aspettato che l'attack si asciugasse, infatti se l'attack non sarebbe stata asciuta, la pittura si sarebbe mischiata all'attack e il pennello si sarebbe rovinato. Per questo video, nel prossimo video vedrete anche il mio nuovo laboratorio, perché molto probabilmente cambierò postazione di lavoro, e vedrete anche come continuerò questo affaretto. Infatti vedrete come continuerò, cioè vedrete come metterò i componenti elettrici all'interno della pedana e del faretto, e vedrete anche l'installazione sopra la pedana, che vi ho fatto vedere ovviamente tutte cose nella intro. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace, per qualunque info qui sotto nei commenti e in descrizione trovate anche il link della mia pagina Facebook e Instagram.
e anche il link di, una mini, di un canale di una mia amica, che si chiama Axel Blacksmith. Quindi ciao.